amici della Family e benvenuti nella mia rubrica di Chef in Roulotte. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e cliccate sulla campanellina se vi piace questo video. Partiamo con la ricetta di oggi. Ho pensato di fare la pasta fredda alla pugliese, quindi con tutti gli ingredienti della Puglia, originali della Puglia. Quindi le orecchiette, poi qui abbiamo del basilico fresco, dei pomodorini, mozzarella, che naturalmente in Puglia non può mancare, olive e tonno. Pronti? Prepariamo! Allora, visto il caldo, abbiamo deciso di preparare questa pasta fredda fuori, con la nostra cucinetta esterna che abbiamo fatto vedere nel video precedente, andate a vederlo. Iniziamo con un bel pentolone di acqua, bello abbondante perché faremo pasta abbondante per mangiare anche due volte di fila, e accendiamo la fiamma. Ora naturalmente dovremo aspettare che l'acqua bolle, quando l'acqua bolle buttiamo giù le orecchiette e saliamo la pasta. Nel frattempo che aspettiamo l'acqua che bolle, iniziamo a tagliare i nostri ingredienti. Iniziamo tagliando i nostri pomodorini, questi sono belli grossi quindi dovremo tagliarli in pezzettini piccolini. Mi raccomando, vi consiglio di lavarli accuratamente perché andranno messi nella pasta fredda, quindi non andranno cotti e di conseguenza è meglio che siano ben lavati. Li tagliamo a pezzettini. Ecco qua, abbiamo tagliato a pezzi i nostri pomodorini e adesso, come spesso accade nella mia rubrica, vi svelo uno dei segreti della mia nonna. Prendiamo il basilico. Il segreto è che il basilico non va tagliato, ma va spezzettato con le mani. Ovviamente va lavato, prima l'abbiamo lavato, e il basilico non bisogna mai tagliarlo con il coltello, ma spezzettarlo con le mani. In questo modo mantiene di più, a detta sua, poi non so se è vero, ma a detta della mia nonna, mantiene di più il suo gusto e il suo profumo. Una volta che abbiamo spezzettato il nostro basilico, un paio di spruzzatine di olio, e mescoliamo e lasciamo che i pomodorini prendano appunto il profumo del basilico. Ora passiamo alle olive. Le olive ovviamente devono essere denocciolate, per me così sono troppo grandi, ma gusti personali. Io le taglio a metà e le mettiamo insieme ai pomodorini e al basilico. Adesso in una ciotolina a parte mettiamo il nostro tonno. Lo mettiamo in una ciotolina a parte perché così riesco a sminuzzarlo bene senza andare a rompere anche, diciamo, i pomodorini e le olive. Perché l'ho fatto a parte. Una volta che abbiamo sminuzzato bene il nostro tonno, allora possiamo metterlo insieme ai pomodorini, le olive e il basilico e poi mescolare il tutto. Passiamo alle nostre buonissime mozzarelline pugliesi. Che arma mi aprirà? Allora, adesso passiamo... Mamma! Ragazzi, guardate che prodotti ci sono in Puglia. No. Allora, io adesso farò una cosa che può essere condivisibile o meno. Io preferisco tagliare questa mozzarella spettacolare e metterla in solo in questo caso, solo nella preparazione della pasta fredda,
preferisco metterla in una bacinella a parte, in modo che vada a rilasciarmi un pochino della sua acqua. Non perché non sia buona, ma perché poi buttata in mezzo alla pasta non vorrei che poi diventasse troppo acquoso, ecco. Ma questa andrebbe mangiata così. Allora, controlliamo se nel frattempo l'acqua ha iniziato a fare le bolle. Sta iniziando, io direi di aspettare ancora un minutino che bolla bene. Nel frattempo apriamo il sacchetto delle orecchiette. Ecco, allora, adesso 2 minutini sono passati e come vedete l'acqua bolle abbondantemente. Buttiamo giù le orecchiette. Io butto giù 1/2 chilo perché facendo la pasta fredda spero sempre di riuscire a utilizzarla almeno un paio di volte. Ma qua ci sono delle bocche da lupi, non so se riusciremo a mangiarla 2 volte. Comunque ci proviamo. Tagliamo l'acqua. C'è un bel po' di acqua, quindi bisogna salare bene, se no mescoliamo. A proposito del sale, io non ho messo sale nel condimento, ma perché io non sono un amante delle cose salate, però ovviamente se volete, oltre all'olio, potete mettere sale, pepe o qualsiasi altro tipo di aroma. Allora, c'è pronto! Bene, allora adesso le nostre orecchiette sono pronte. Vi consiglio di tenere la cottura leggermente indietro di un minutino. Questo perché? Perché loro nel frattempo si cuoceranno un altro po', quindi state un pochino indietro con la cottura, spegniamo e andiamo a scolare l'acqua. Una volta scolate, vanno raffreddate nell'acqua fredda in maniera da fermare la cottura, noi è un passaggio che abbiamo già fatto, e si aggiunge poi il condimento. Mescoliamo. In ultimo aggiungiamo la nostra mozzarella, appunto cerco di lasciare sul fondo l'acqua che ha buttato fuori in maniera da non far diventare la pasta troppo acquosa. Eccolo qua. E finiamo di mescolare. Abbiamo versato la nostra pasta in un contenitore. Adesso la metteremo una giornata in frigo e poi la nostra pasta è pronta. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate la campanellina. Alla prossima!